È iniziata la stazione centrale di Pescara, la 2 giorni in Abruzzo di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, giunti per sostenere il candidato presidente del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi, con 2 tappe di oggi a Chieti a Teramo e domani ad Ortona e all'Aquila. Al Supercinema di Chieti tanta gente ha partecipato alla manifestazione pubblica nel corso della quale sono state toccate diverse problematiche che stanno animando la campagna elettorale in vista del 10 febbraio. Dai temi nazionali legati alle infrastrutture e alla realizzazione della TAV, ai rapporti internazionali con il Venezuela, ai temi prettamente politici con le dichiarazioni del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ieri a Pescara ha detto che se in Abruzzo dovesse prevalere il Movimento 5 Stelle sarà una sciagura. Voi come commentate questa dichiarazione? L'aveva già detto per il 4 marzo e ci ha portato bene, quindi continui a dirlo che a noi fa solo bene quando Silvio Berlusconi comincia a definire apocalittiche le conseguenze dell'elezione del Movimento 5 Stelle. E poi dico, basta guardare Sara Marcozzi per capire che il futuro del Movimento e il futuro dell'Abruzzo può essere soltanto Sara Marcozzi. A livello nazionale abbiamo tagliato soldi da dove non servivano e abbiamo finanziato il reddito, quota 100 e le misure per i truffati e le banche e per gli investimenti, per nuovi cantieri che si apriranno. Dateci la stessa opportunità qui. Oggi in queste ore ci sono proteste da parte di alcuni operatori delle slot machine che dicono di chiudere le slot per togliere gettito allo Stato. Io dico, non vi fate strumentalizzare, lo dico a questi operatori commercianti, non vi fate strumentalizzare da qualche sindacato, dalle multinazionali del gioco d'azzardo. Anzi, se volete continuare a tenerle spente le slot, fate pure, perché io sono convinto che se la gente non spende nelle slot, ma inizia a spendere nelle attività commerciali di altro tipo, l'economia va meglio. Quindi su questo, per esempio, è un altro di quei temi su cui porteremo avanti una grande battaglia contro il gioco d'azzardo, e le multinazionali del gioco d'azzardo troveranno in me sempre un nemico. Sia alle infrastrutture utili, per me, io l'ho sempre pensato, uno Stato riparte con lo Stato sociale, cosa che questa manovra finanziaria sta rigarantendo, sta ricostruendo, e poi con un piano di infrastrutture straordinario, ma se devono essere infrastrutture giuste, altrimenti crea lavoro pure aprire una buca e topparla, aprire una buca e chiuderla, aprire una buca e chiuderla, ma è senza senso.